In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del divino volere. E stretto la tua mano materna, guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma ed io, come mamma mia, ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Scendi, scendi, supremo volere, vieni, vieni a regnare tra noi, Gesù conquista tutti, vinci l'umano volere, affinché tuo figlio regni sulla terra. Di fondo in te, nel tuo volere, Gesù, affinché tuo fiat regni sulla terra. Di fondo in te, nel tuo volere, Gesù. Dal Libro di Cielo, volume 4, capitoli 74, 76, 20, 23 e 27 luglio del 1901. Trovandomi nel solito mio stato, il mio adorabile Gesù non ci veniva, onde dopo aver stentato e quasi perduto la speranza di rivederlo, tutto all'improvviso è venuto e mi ha detto: Figlia mia, la tua voce mi è dolce come al piccolo uccellino è dolce la voce della madre, che avendolo lasciato per andare buscando il cibo come nutrirlo, nel ritornare che fa l'uccellino? Nel sentire la voce ne sente una dolcezza e ne fa festa. E dopo che la madre gli imbocca il cibo, tutto si rannicchia e si nasconde sotto l'ala materna per riscaldarsi, liberarsi dalle intemperie e prendere sicuro riposo. Oh, come riesce caro e gradito al piccolo uccellino questo starsi sotto l'ala materna. Tale sei tu per me. Sei ala che mi riscalda, mi ripara, mi difende e mi fai prendere sicuro riposo. Oh, come mi è caro e gradito starmene al di sotto di quest'ala. Detto ciò è scomparso ed io sono restata tutta confusa e piena di vergogna, conoscendomi tanto cattiva. Ma l'ubbidienza ha voluto accrescere la mia confusione, volendo che ciò scrivessi. Sia fatta sempre la santissima volontà di Dio. Trovandomi con tanti dubbi sul mio stato, nel venire il mio adorabile Gesù mi ha detto: Figlia, non temere, quello che ti raccomando è di starti sempre uniformata alla mia volontà, perché quando nell'anima c'è la volontà divina, non hanno forza di entrare nell'anima né la volontà diabolica né l'umana a farne il gioco dell'anima. Dopo ciò mi pareva di vederlo crocifisso ed avendomi il Signore partecipato non solo ai suoi beni, ma alcune sofferenze di un'altra persona ha soggiunto: questa è la vera carità, distruggere se stesso per dare la vita ad altri e prendere sopra di sé i mali altrui e darmi beni propri. Avendo mosso alcuni dubbi il confessore, nel venire il benedetto Gesù, vedevo insieme il confessore e Gesù gli andava dicendo:
Il mio operare è sempre appoggiato alla verità. E sebbene molte volte pare oscuro sotto enigmi, ma però non si può fare a meno di dire che è la verità. E sebbene la creatura non chiarisce, non capisce con chiarezza il mio operare, ciò non distrugge la verità, anzi fa comprendere molto meglio che è modo d'operare divino, che essendo la creatura finita non può abbracciare e comprendere l'infinito, al più può comprendere ed abbracciare qualche barlume. Come le tante cose dette da me nelle scritture e il mio modo d'operare nei santi è stato forse compreso con tutta chiarezza. Oh, quante cose sono rimaste nell'oscuro e nell'enigma. Eppure quante menti di dotti e sapienti si sono stancate nell'interpretarle. E che cosa hanno compreso ancora? Si può dire un bel nulla rispetto a ciò che resta da conoscere. Con ciò pregiudica forse la verità? Nulla affatto. Anzi, la fa risplendere maggiormente. Perciò il tuo occhio deve essere volto a vedere se c'è la vera virtù, se si sente in tutto, sebbene delle volte all'oscuro che c'è la verità, e del resto bisogna starsi tranquilli ed in santa pace. Detto ciò è scomparso ed io sono ritornato in me stessa. Prendiamo degli spunti di meditazione da questi tre splendidi brani. Il primo ci ricorda un po' il nostro rapporto personale con Gesù e quanto lui è il centro, il fulcro, e il polo, il fine, la fonte, ecco, del nostro amore. Luisa cercava Gesù, chiamava Gesù, cosa che possiamo e dobbiamo fare tutti anche nell'ordinario. È bellissima questa immagine che Gesù le mostra, no? La voce è dolce come quella di un piccolo uccellino che non vede l'ora che torni la mamma, che l'ha solo lasciato per andare a cercare il cibo per nutrirlo. Quando torna è una festa, è una grande dolcezza. La mamma lo nutre e poi si rannicchia sotto la sua ala materna per riscaldarsi, liberarli dalle intemperie e prendersi sicuro riposo. Ecco. La cosa interessante è che Gesù non dice che Luisa è quell'uccellino, ma al contrario. Dice che è lui quell'uccellino. Allora, innanzitutto per noi già basterebbe, sarebbe molto essere l'uccellino, quindi trattare Gesù, ecco, in questo modo, no? Quindi cercare solo lui, cercare la vita solo in lui, cercare la gioia solo in lui, cercare la consolazione solo in lui, cercare il calore solo in lui, cercare, ecco, il sconforto dalle intemperie, dagli urti, dai tumulti della vita, dalle sofferenze, dai dispiaceri, solo in lui. E qui c'è un primo punto di meditazione, no? Quando stiamo angosciati, angustiati, addolorati, tristi per tante situazioni, no? Cosa facciamo? Ci sono molte reazioni che possono avere gli esseri umani. Ci si può arrabbiare, ci si può angosciare, si possono cercare delle gratificazioni che ti fanno dimenticare, no? Dalle piccole, non lo so, metto davanti alla televisione e mi intontisco, alle medie esco, comincio a fare un sacco di cose, alle grosse, no? Qui sono tutte davanti agli atteggiamenti peccaminosi. Uno beve, si ubriaca, fuma, si droga, va a sballarsi in giro da qualche parte, va in discoteca, va a ballare, fa queste, tutte queste cose qui, no? Sono le cose che fanno gli esseri umani. Qualcuno, questa è una cosa minore, preferisce chiudersi in se stesso e cominciare a sciorinare una litania di lamenti. Ecco.
fatti in vari modi. Nel segreto del cuore, si vede in tanti film, no? Ma che non sono solo film, persone che sbraitano da sole, che parlano da sole, o si sfogano in questo modo. C'è chi cerca palliativi umani, va dall'amico o dall'amica, a sfogarsi, a chiacchierare, a condividere i propri dolori. C'è chi cerca i palliativi altrove, no? Sublimandoli anche in persone rappresentative del Signore, no? Quindi quando si va da un prete semplicemente per chiacchierare, 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 sfogarsi, eccetera, eccetera, no? Come dire, mortificando anche un po' la funzione sacerdotale, no? Il sacerdote si va per ricevere un sacramento, insomma, con la confessione o per chiedere qualche consiglio di vita o qualche indicazione per la santità, no? Certo che un sacerdote deve sempre ascoltare tutto e tutti, no? Deve avere sempre un cuore aperto. Ecco. E a volte può essere un'opera di misericordia, no? Però il senso di questo brano è che Gesù vorrebbe che noi imparassimo, non è che vorrebbe lui, sarebbe agire divinamente, fare la divina volontà e trarne molto più profitto. Imparassimo a portare a lui le nostre pene, le nostre tribolazioni, le nostre angosce, quando c'è qualcosa che non va, con chi parlare? Con lui. Con chi sfogarsi? Con lui. O se si preferisce con la Madonna, tutta la stessa cosa. Ecco, dipende dalle nostre devozioni personali, no? La stessa cosa. Non con le creature. Non, peggio ancora, con le gratificazioni, con le altre cose, no? Quindi anche questo è un esempio in cui, e se facciamo questo, se impariamo, diciamo, ad avere questa intimità con Gesù, non è affatto escluso che Gesù faccia anche il contrario, lo ha fatto tante volte con Luisa, lo ha fatto con tante anime innamorate. Sia lui ad andare a cercare amore, affetto, consolazione, riparazione. Sfogo, no? Dinanzi a tutto quanto quello che deve vedere dalla mattina alla sera, tra lui e la Madonna, insomma, non si sa quale cuore dei due è più angustiato, è più sofferente nel vedere tanto male, no? Tanta stupidità umana. E chi li consola? Ecco, dentro un l'instaurarsi di un rapporto di amore, come nella divina volontà deve necessariamente accadere, si vive questa cosa. Come due innamoratissimi, a chi la dico una persona, una cosa che non funziona? Al mio amoroso, alla mia amorosa, no? È normale. Io quando ero innamoratissimo, da molto giovane, di qualunque problema, di qualunque cosa, ne parlavo con la persona di cui ero innamorato. Punto. Questo per quanto riguarda il primo capitoletto. Le due bellissime, brevi ma fortissime frasi che Gesù dice nel secondo capitoletto pesano molto, ciascuna delle due. La prima, stare sempre uniformati alla divina volontà, che ancora sappiamo non è vivere nella divina volontà. Però Gesù dice, quando nell'anima c'è la volontà divina, non entrano né la volontà diabolica né l'umana a prendersi gioco dell'anima. Al più, potrei aggiungere io, possono fare qualche piccolo tentativo, qualche piccola sortita, ma vengono immediatamente atterrate dalla forza della divina volontà. L'unico modo per togliersi dai piedi in questo mondo, quasi completamente, perché completamente non è possibile. Il diavolo, guai a chi non ci crede, guai a chi stupidamente lo sottovaluta, perché il diavolo non è certamente un altro dio, perché è una creatura, quindi non ha un potere limitato, ma è un cane in catena. Però trae forza e potere esattamente in misura
direttamente proporzionale al tasso di funzionamento in noi della nostra volontà umana. Quanto più si fa la volontà propria, tanto più il demonio ha potere su di noi. Inversamente, quanto più si uniforma la volontà di Dio, quanto più il demonio non ha nessun potere su di noi. Nessuno. Se ci prova, cosa deve tentare? Farmi uscire dalla divina volontà. Se io ho scelto di starci fino alla fine, dovessi anche, espressione di Luisa, crepare piuttosto che uscirne, venga pure a tentarmi, insomma. Ma se io sono veramente fermamente risoluto a crepare piuttosto che fare un'uscita consapevole e volontaria della divina volontà, perde tempo. Perde tempo. Ricordiamo sempre che il demonio non può nulla contro la nostra volontà, non può, la nostra volontà certamente è debole, quindi se uno non fa attenzione, lui astuto e intelligente com'è, ci fa le trappole, ci fa i trabocchetti, la tira la volontà, a volte la piega, tutto quello che vogliamo, ma come dice San Tommaso, la nostra volontà non la può muovere, non soltanto che non la può costringere, ma non la può neanche muovere, perché solo la divina volontà e fa questo in quanto divina, ma questo non toglie la nostra libertà. Solo la divina volontà può muovere la nostra volontà e generalmente Dio lo fa quando deve volgerci al bene, ma lo fa nel senso che prende la nostra volontà, mi si perdona l'espressione un po', però purtroppo sono cose spirituali, e sarebbe come se ti facesse guardare in una certa direzione. Quindi l'atto del farti guardare in quella certa direzione lo fa, quindi è un muovere la volontà, però si ferma qui, perché guardare in una certa direzione non vuol dire che poi una persona scelga di andare in quella certa direzione, perché questo atto rimane sovranamente libero. Ora il demonio non può neanche costringere, nel senso che se si fa una tentazione non può prendere la nostra volontà e fermarla e in qualche modo, come dire, costringerla almeno a guardarla la tentazione, poi fermo restando la volontà di opporsi, non può fare neanche questo. Può semplicemente prospettarla, ma io con un istante, con un movimento della mia volontà, posso semplicemente dire non me ne importa niente, c'ho altro a cui pensare, guardare altrove, ed è tutto finito. Questa è la differenza, no? E se non c'è in noi la volontà diabolica o la volontà umana, nessun male rilevante potrà accadere nella nostra vita e possiamo camminare sereni e tranquilli, qualunque cosa accada, anche fuori di noi. Poi Gesù, come dire, spara un altro grande colpo, ecco, un'altra grande sentenza, un altro grande aforisma davvero divino, degno di un Dio, no? Questa è la vera carità. Distruggere se stesso per dare la vita ad altri, prendere sopra di sé i mali altrui e darmi i beni propri. Tutte operazioni da compiere nella più sovrana, assoluta, totale, profonda, vera, autentica libertà. Distruggere se stesso per dare la vita ad altri. È quello che ha fatto lui. Cosa significa distruggere se stesso? Certamente non è il suicidio, insomma, come dire, o la menomazione, insomma, folle e scriteriata, insomma, della propria integrità fisica, morale, psichica o spirituale, no? Ma distruggere se stesso per dare la vita agli altri significa, ecco, per esempio, ce ne sono tanti di esempi da fare, no? Sopportare un'umiliazione, una brutta cosa, offrendola per la conversione di chi ce la sta facendo. Questo è un distruggere noi stessi per offrire un digiuno o una mortificazione corporale o di altro genere per la conversione di una persona, per un'anima del purgatorio. No? Sono tutte quante piccole forme, che poi bisogna vedere come e quanto le pratichiamo, di distruzione di noi stessi per dare vita agli altri, no? Dimenticare quando si sta insieme alle altre persone, sopportare con pazienza i difetti del prossimo, dimenticare le proprie esigenze per far posto a quelle degli altri, sono infinite, insomma,
L'importante è capire il concetto. Prendere sopra di sé i mali altrui, come ha fatto Gesù. I mali altrui sono soprattutto difetti degli altri. O farsi carico delle situazioni di necessità, no? Sono le opere di misericordia, di bisogno fisico o spirituale del prossimo. E infine darmi i beni propri. Chi ha fatto la consacrazione totus tuus sa, per esempio, che tra i beni da dare al Signore sono anche quelli spirituali, quelli eminentemente preziosissimi, che è il valore delle buone opere, passate, presenti e future. A darmi i beni propri significa anche cose molto concrete, dargli i soldi al Signore, al Signore. Quando si tocca questo tasto, perché quello è lo sterco di Satana, i soldi sono il concentrato di tutte le nostre sicurezze, è un tasto dolente. Dargli il nostro tempo, sacrificargli le cose che piacciono alla nostra natura, un nostro hobby, un nostro bene, un nostro diletto. E anche qui, quanto lo ami Gesù dipende da quello che sai dargli. Sei pronto a dare tutto a Gesù? Tutto, senza niente trattenere di nessun tipo, nessun tipo di bene, né materiale, né morale, né affettivo, né psichico, né spirituale. Tutto. Infine c'è la lezione, straordinaria a mio avviso, sull'operare di Dio. E qui dobbiamo fare molta attenzione a queste parole e per questo dobbiamo imparare assolutamente dinanzi alle opere di Dio, anche quelle che compie nella nostra vita, non soltanto le opere grosse, oggettive, universali, di come governa il mondo, di come governa la Chiesa, eccetera, eccetera. Cioè quello che Gesù sta dicendo, devi stare attento figlio, perché tu non capisci niente. Cioè Dio è un'intelligenza soprannaturale, è una volontà che ci trascende infinitamente. Le sue opere non si capiscono, se non, dice Gesù, qualche barlume. Il mio operare è oscuro sotto enigmi, però è sempre appoggiato alla verità. Ma guardiamo semplicemente, come dire, la conformazione stessa della Sacra Scrittura. Riconosce un pochino la Bibbia. Come mai chi ci si approccia a leggere un po' va in crisi? Perché poi non ci capisce niente. Cioè, ci sono alcuni libri, per esempio la Chiesa, in questo periodo di Pasqua, nell'ufficio di lettura, legge il libro dell'Apocalisse. Ma come dice Gesù, ma sa quanti dotti e sapienti si sono spaccati il cervello, in senso buono, illuminati dallo Spirito Santo, per cercare di capire tutti quelli... Il libro dell'Apocalisse è un enigma ininterrotto, continuato. Eppure conclude Gesù, guai a chi si azzarda a togliere una virgola o ad aggiungere alle profezie descritte in questo libro, perché tutti i flagelli e i castighi qui descritti gli cadranno in testa. Andate a leggere l'ultimo capitolo del libro dell'Apocalisse. Ora uno pensa, dico, ma scusa un attimo, ma se tanto si capisce niente, ma che se togli una virgola, una cosa, che gli fa? Perché non è che non si capisce niente, proprio niente, ma si capisce poco, d'accordo? Molto poco. È un po' l'emblema, non l'ultimo libro della Sacra Scrittura, è un po' l'emblema, ma anche in tanti passi dell'Antico Testamento o anche del Nuovo Testamento, no? Non è tutto così chiaro, tant'è vero che gli eretici hanno sempre travisato, si sono sempre appoggiati in qualche passo della Sacra Scrittura, no? Dove non è che c'è tutta tanta questa grandissima chiarezza. Anche il modo, io lo dico da sacerdote, insomma, con cui il Signore opera nelle anime, conduce le anime, è un modo tutto suo, ma anche il modo con cui io nella mia personale vita, esperienza, riguardando la mia storia, la mia vita, vedo
tante cose e tante io non mica capisco, cioè, nel senso che la domanda è già, perché il Signore ha permesso questa cosa, perché mi ha lasciato in questa situazione, perché questo, perché quest'altro, e se uno lascia briglia sciolta al gioco del perché, non finisce più, non finisce. Certo, è vero, alcune cose si comprendono, cioè si vede, insomma, si riesce a scorgere la traccia della mano di Dio, no? Anche il, come dire, il rullino di marcia che il Signore ha dato a un'esistenza, no? E anche tutti quanti gli intoppi che siamo noi che creiamo a Lui, perché altrimenti andrebbe tutto molto molto più liscio e molto molto più lineare, no? Molte volte Dio, secondo il nostro modo certamente di percepire queste cose, deve fare 3.000, come dire, 3.000 reset, 3.000 correzioni, 3.000 itinerari alternativi, si direbbe, no? Perché ci stanno gli intoppi della nostra umana volontà, le nostre sbandate, i nostri no a volte, le nostre recalcitranze, e quindi magari una cosa che Dio voleva fare in breve tempo, cioè vogliono 30 anni, vogliono 10 anni. Ma del resto anche questo è biblicamente fondato, no? Cioè, basti ripensare all'Esodo. Cioè, l'Esodo c'è proprio scritto nella Bibbia. Ci sono voluti 40 anni. Perché? Per la durezza del cuore degli israeliti e perché dovessero vedere tutto quello che c'era. Quello era il tempo necessario, ma in teoria, cioè, se uno guarda la piantina geografica, dall'Egitto alla terra promessa devi soltanto attraversare una piccola striscia del nord dell'Arabia per arrivare in Israele. Quanto ci può volere pure se uno va a piedi? 2 mesi? 3 mesi? Che è già un'enormità, insomma, no? Ma no, 40 anni? Non 40 anni. Eppure ci ha messo 40 anni. Dalla descrizione di tutti quanti gli episodi che nel Pentateuco si leggono dell'Esodo, si capisce che questi 40 anni e tutti questi ritardi sono stati causati dai peccati plurimi degli israeliti. Quindi, cauti, cautissimi sempre nel giudicare le opere di Dio e ancora di più quindi nel giudicare le persone che noi non sappiamo come Dio le sta conducendo, non sappiamo per quali strade il Signore le vuole far camminare, non sappiamo per esempio quante difficoltà frappongono le anime stesse, quanti bastoni mettono tra le ruote. Quindi io penso che questa pagina bisognerebbe ben fissarla e ben ricordarla. Sebbene la creatura non capisce con chiarezza il mio operare, non solo che ciò non distrugge la verità, anzi fa comprendere molto meglio che è un modo di operare divino. Quindi quando una cosa non si capisce bene, ecco, questa è spia di operazione divina. Lungi dal, come dire, dal dire no, non si capisce niente, quindi qua Dio non c'entra niente. No, no, proprio perché non si capisce niente, forse Dio c'entra qualcosa. E spiega anche perché, essendo la creatura finita, non può abbracciare e comprendere l'infinito. Sant'Agostino diceva: si comprendis non est Deus, nelle confessioni. Se lo comprendi non è Dio. Cioè, se noi capissimo bene tutto quello che il Padre Eterno fa, fossi anche il più santo della terra, fossi anche il più ispirato, il più tutto quello che te pare, ci sarebbe molto da dubitare. Essendo la creatura finita, non può abbracciare e comprendere l'infinito. Al più, dice Gesù, può comprendere e abbracciare qualche barlume. E fa riferimento alle scritture. Le tante cose dette da me nelle scritture è il mio modo d'operare nei santi. Guardate che se uno si legge la vita dei santi, va subito in crisi. Ma guardate, ma anche Luisa Piccarreta, la stessa. Le persone si scandalizzano quando leggono le cose. Lì abbiamo visto tante volte, Gesù mette la bocca sulla bocca sua, gli passa il liquido, poi l'attacca al cuore, da sto cuore esce prima il liquido, poi il latte esce dal cuore di Gesù.
E poi da un sacco di baci che non si è mai capito dopo glieli dava questi baci. Mamma mia, che so ste cose. Ma che dici? Dio fa quello che ci pare. E non è l'unica Luisa. Cioè, se uno legge un pochino di Vita dei Santi, cioè, io dico, Beato Arano della Rupe, l'ho letto io il Saltello della Beata Vergine Maria. La Madonna gli mette l'anella al dito, fatto coi suoi capelli, lo chiamava sposa, gli dà un bacio e poi l'allatta. È la biografia del Beato Arano della Rupe, e non è il solo. O Santa Margherita Maria, lo stesso, Gesù la tiene per un'ora, labbra su labbra, appoggiata al suo cuore sacratissimo durante una visione. Quella faceva certe penitenze che veramente Gesù stesso una volta gli ha detto: ma tu sei matta. Gliel'ha detto, me lo ricordo io di averlo letto questa cosa qua. Gliel'ha detto Gesù, gliel'ha detto. Cioè, quindi. Allora, una delle cose che si imparano nel Divin Volere, delle tante cose, è calma e cautela. Dice: le cose dette nella scrittura, ogni volta operare nei santi, è stato forse compreso con tutta chiarezza. Gesù dice: oh, quante cose sono rimaste all'oscuro e nell'enigma. Pensiamo anche a Luisa, questa cosa strana, che il suo solito stato, no? Di rigidità semicadaverica. Pensiamo all'esperienza al termine della vita. Luisa, come Maria Valtorta del resto, è morta nel 47, ma gli scritti sono finiti nel 38. Lo sanno tutti. Che ha fatto gli ultimi 9 anni di vita? Stato di semi. Di semi-ebete, più del là che di qua, sembrava inebetita. Stessa identica cosa è successa a una mistica italiana, non ancora purtroppo serva di Dio, che è Maria Valtorta. Identica cosa. E che sono state a fare queste qua tutto quel tempo a stare semi-inebetite sul pianeta Terra? Uno gli avrebbe dato a chiedere: che stanno a fare? Potevano scrivere un altro po', o poteva portarsene in paradiso, o poteva farle soffrire un po'. Che stavano a fare quello stato semi-vegetale? Cioè, capiamo. Eppure quante menti ridotti, continue e sapienti, si sono stancate nell'interpretarle. E che cosa hanno compreso ancora? Si può dire un bel nulla, ci ha capito niente. Ha capito? Questo dice Gesù a ciò che resta da conoscere. Zero. Chiaro? E dice: e questo pregiudica la verità, ma ha fatto, la fa risplendere maggiormente. Allora, quindi due cose bisogna fare attenzione per comprendere le opere di Dio. Quando c'è un'opera di Dio, ci sono due cose nel soggetto coinvolto nell'opera di Dio. Uno, la vera virtù; due, la verità. Lo dice Gesù. Se c'è la vera virtù, se si sente in tutto, sebbene delle volte all'oscuro, che c'è la verità, del resto bisogna starsi tranquilli e starsene in pace, e neanche occuparsi. Sono veramente, veramente tanta roba. Io mi chiedo se, per esempio, anche la Madonna, con tutto quello che era, io non vorrei essere riverente nei confronti della Madonna o togliere qualcuno dei suoi meriti. Ma un mio pensiero personalissimo, che qualche volta sicuramente Gesù e il Signore l'ha portata in queste valli oscure, no? Per esempio, quando gli fu detto, quando era nel tempio, che doveva andare in sposa, sicuramente lei non sapeva che avrebbe, cioè, che avrebbe incontrato quel santuomo e che avrebbe mantenuto il voto di verginità. Si vede anche nell'Annunciazione, quando lei chiede chiarimenti all'angelo. È perché l'angelo non è che gli dice, gli andava a dare subito la spiegazione, dice: sai, fermo restando che rimarrai vergine, il nostro Signore ti concepirà per opera dello Spirito Santo. Lo chiede. Lo chiede perché lì per lì non capiva. Dice: fammi un attimo capire, devo rinunciare al voto di verginità per questa cosa oppure no? Quindi è tanto, eppure nessuno conosce Dio, nessuno conosce tutti quanti i suoi segreti e i suoi misteri quanto la Madonna. Ora, se la Madonna si è trovata in certe circostanze di oscurità, certamente anche durante la
probabilmente, non diciamo mai certamente, insomma, perché non possiamo avere la certezza di queste cose, durante la passione e la morte di Gesù, no? Durante il sollamento del Sabato Santo, ha vissuto queste cose, figuriamoci noi, poveri mortali, siamo sempre molto cauti nel giudicare le opere di Dio e le anime di Dio, onde non trovarci in brutte situazioni. Ecco, Divina Maria, ti abbiamo opportunamente nominato perché anche in questo tu possa essere, tu sei, ti chiediamo di essere la nostra maestra. Molti santi ti hanno definito impeccabile e hanno definito bene, perché un'anima fusa con la divina volontà non può essere trascinata dal peccato, dall'astuzia del diavolo. Ci può provare molto pallidamente, ma se la dà gambe levate. La vera carità di cui parlava Gesù, tu l'hai vissuta di più, in maniera perfettissima, e davvero tu sei stata il piccolo uccellino nascosto all'ombra e ali di Gesù, ma tante volte Gesù è venuto e qualcosa mi dice che anche viene a nascondersi sotto le sue ali, ecco, a trovare in te tutta quella gioia, quel sollievo e quella consolazione che desidera, ecco, attossicato, insomma, com'è. Dalla nausea di tutte quante queste volontà umane, purtroppo talora assai peccaminose o depravate, insomma, che gli mostrano spettacoli davvero degni dell'inferno, anche se sulla terra ancora l'inferno in senso stretto non c'è. Ecco, possa la tua materna intercessione aiutarci a vivere in tutto quello che anche oggi abbiamo per divina grazia meditato. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.